Perché? Se continua a donarmi i soldi che ha guadagnato quella zozza di tua madre, porto Dio battendo in giro. Maresciallo, non ci prendi. Quindi c'è la battaglia. E qua si gode e non poco, raga. L'ho fatto l'entrata abusiva. Raga, ve l'ho detto, le persone nascono con due doti. I muscoli o il cervello, io non sono nessuna delle due. In tre anni posso andare a vedere mie figlie. Grazie a voi. Ma una cosa che non potrà mai avere la guardia di finanza è l'esperienza. Sarei veramente un coglione. Tu vieni al chat, gli ho detto no. No dubbi, Dave Revan. Yes. Quando su YouTube non c'era niente se non parrucche o parodie, unica certezza più 3D. Mi sono iscritto subito, mi intratteneva tutti di un faro nella notte, più 3D, più 3D, più 3D, più 3D, più 3D. Volevo diventare più 3D. Ho aperto anche un canale ispirato dal mio idolo, l'unico e geniale più 3D. Arrivano gli iscritti e in pochi mesi ho fatto il boom. Ti chiamerò collega più 3D, più 3D, più 3D, più 3D, più 3D. Sono diventato più 3D. Poi qualcosa è andato storto, il suo canale si è svegliato morto. Non fa più le visual, no, più 3D. Si è tutto inacidito dalla colpa YouTube e dai feed. Sono tutte scuse, più 3D, più 3D, più 3D, più 3D, mio, più 3D. Come ti sei ridotto, più 3D. YouTube Italia si è evoluta, ma tu sei rimasto lì, tutto imbumerito, più 3D. Ora non mi puoi vedere e dici che ho venduto il culo a Twitch, ma questo è talento, deal with it. Sì, più 3D, più 3D, più 3D, più 3D. Farò la fine di più 3D, più 3D, più 3D, più 3D, più 3D. Io ti voglio bene, più 3D. Ci dovevi fare le grafiche, più 3D. Wow. Tu dormi là sotto il ponte? Sotto il ponte, ma stai scherzando? Dove dormi te? Io dormo nella stazione. Buoni belli, sono tornato in live. Ci vediamo in live. Eccoci qua, se famo una chiacchierata sulla vita. Mister Marra, un sopravvalutato del cazzo. Vero. Un sopravvalutato del cazzo. Un più solenne. Sopravvalutato del cazzo. Mister Marra, uno dei migliori d'Italia. Il che è tutto di... Ma così è coerente. Bravo, bravo. È anche coerente. Ho capito di chi stavi parlando. Io ho giocato in una squadra sola, ma sono campione del mondo. Tu hai giocato in una squadra sola, ma adesso saremo campioni del mondo insieme.
Arubi! Ma che stai a fa? Ricordate che squali stanno arrivando! Tutto inghimmicchito e Clochards e benvenuti in questa nuova trasmissione! Tra l'altro, in maniera puramente casuale dico che io in genere non bevo alcolici, ma per Santero faccio un'eccezione. Ma t'hanno pagato almeno? Che senso, scusa? Perché hai fatto questa pubblicità gratuita? È una cosa che mi è venuta in mente adesso perché parlavamo prima di alcolici, no? Io in genere non bevo. Cioè, di qualcosa, Dave, dacci la stecca. Però. Che stecca, scusa? Sei organizzato qualcosa con Santero. Ma con chi stai parlando? Grazie, David. No, parlavo con voi, nel senso. Ma non c'è nessuno lì. Ho guardato in camera perché è scortese, non guarda in camera quando c'è la stretta. Cioè, ah, però lo stavi a dire a noi. Sì, no, dicevo a voi, nel senso, non bevo in genere alcolici, ma per Santero è l'unico marchio per cui faccio eccezione. Ma è una cosa strana perché di solito non la dici mai una cosa del genere, capito? Ho detto mille volte, ve parlo sempre dei miei gusti. In questo modo? Sì, effettivamente sì, sì. E quando c'è da guardare, quando Marco fa la stretta io guardo in camera. Ah, è giusto, bravo. Faccio un'eccezione. C'è buon mezzo sta. E io faccio un cambio fuoco sul prodotto. Grazie, Make. Comunque possiamo dire che Dave è intervenuto all'ultimo in questa live, ma si è attrezzato. Facciamo vedere la scena fantoziana, no? Scusate. Allora, durante il countdown fa... Ah, e mette lì un... Capitemi, regà, un piccolo grazie, Diago. Mo che mette a fuoco capirai. Una cosa che riguarda il pupone. No. Risultati in diretta dalla partita ma da Roma. Ma siete proprio dei drogati, comunque. Ma l'ha fatto proprio... Ah, l'ha messo lì, capito? Ma messo lì il risultato, non è... Ma contro chi sta a giocare? Col Milan, in Coppa. Col Galatasaray, Coppa grazie. Italia? No, Coppa in Europa League. Europa League, ok. Ma no, da quando? Parti di finale. Vuoi sì, avvicinare sì. Il popolo dei tifosi del calcio al Cerbero, di la verità. Non lo sapevo che eri appassionato. Se vuole far invitare la Kings League, ma io, capito? Guarda, in genere, Kung Slao League. In genere faccio, cioè, tengo il calcio, sapete, tengo il calcio fuori dai live, ma in questo caso... Come soltanto in pochi altri casi faccio un'eccezione. Ma magari poi ci pagassero qua. Alla Emperor League, grazie. esatto. Ah, raga, stasera la situazione è molto molto grave. Ho notato, sì. Hanno diffamato due persone di Cinacerbero stasera. Sì. Una fa parte di un trio tristemente noto. Diciamo che Meriador potrebbe smetterla di comportarsi in questo modo agli eventi. Ah, avevo capito che era Maggi. Vedi quando non si è chiari con la... Perché come al solito ci sono persone che non fanno nomi, non spiegano le cose come si deve, parlano per sentito di... Sì. E l'altra persona è David John Rubino. Che è stato comunque diffamato, insultato. Calunniato. Minacciato. Depredato pure hanno detto, certo. Defraudato pure. Era quello. Sì, devastato. Fanno il podcast e non presentano gli ospiti. No, vabbè, ma insomma, il nostro regista Marco Chitano, che ha un'altra piccola sponsor per noi, P38, ascoltate l'ultimo album. Grazie De Con. Comunque, vabbè, qua però sordi ne entrano, No, questi qua tutti che lira. Ciucciano dalla mammella cerberesca, però qua sordi ne entrano. Ma hanno pure fatto, cioè, quando c'è, capito, ci dovremmo fare sti lavori, non è che potresti... E chiedono questo, come le chiedono i sordi, Nel mio come caso, gli piace che dei sordi? Nel mio caso io e Marco stavamo girando dei fegatelli, niente di più. Ah, no, per carità, capito? Uno deve fare la ristrutturazione del studio, raga. Chiedono, sì, eh? Sì, a chi te chiedono battono sempre. Battono cassa, come gli piace. Questi autoreferenziali. Vabbè. Manco ci pagano quando ci devono pagare, tipo a Bergamo, ci truffano, c'è proprio degli imbecilli. Ma tu lo sai cosa disse la P38 in live da Marco Chitano sul Cerbero Podcast? Aia. Ne abbiamo parlato già. Non mi ricordo, però meglio se non te lo dico, Davide. Meglio così. Pittento. Menucce cagar cazzo. Pittento. Voglio la faccia arrivare, vediamo se... Io ho provato tra un punto d'incontro, ma non ci riuscivo. Lo sai, servirebbe... Ci sarebbe... Non temo le molotov. Ci potrebbe essere un punto d'incontro, secondo me. Ci può stare. Un preambolo di fada. Proprio lì. Potrebbe essere utile. Beh,
Ma quello perché loro, io credo che loro pensassero erroneamente che stiamo da una parte politica. Tipo fasci, dici te. Per loro intendi P38? Sì, sì. No, magari lo pensassero gli Arcade, in quel caso gli farebbe piacere, però no. Gli staremmo simpatici. No, esatto. No, non siamo di quell'area lì. No. Sono rimasti al periodo Grepaldi che vi affiancavano. Effettivamente abbiamo veramente fatto un affronto alla sinistra, invitando Marco Crepaldi, uno psicologo, ragazzo, veramente. Però Crepaldi, regà. Grepaldi. È la vera minaccia alla democrazia, Marco Grepaldi. Grepaldi, sì, Grepaldi è greve. Grepaldi. Grepaldi è molto greve. Un fascio conclamato. Tesserato Casa Pound, Grepaldi. Ma dai. Grepaldi. Grepaldi, che è il fratello cattivo di Marco Grepaldi. Che è uguale con una cicatrice qua, però. Se incazza, mica è così moderato Grepaldi. Ammazza, avevo capito. Vabbè, comunque ragazzi, Rubino insultato da un guru, un po' agitato in live da Grimbaud. Un guru. Guru, sì, ma tutti guru, capito? Tanto. Qualsiasi pischello, cioè veramente, sì. Ma che c'ha dietro? Il pennarello, ma Maradona, manco quelle lavagnette magnetiche, proprio un foglio attaccato Maradona. Con lo scotch. Raga, questo è fa le lezioni, capito? Di cosa può essere, cioè, ecco, prima di conoscere il personaggio, Maranguru. Ipotizziamo così a prima vista di cosa potrebbe essere guru. È un designer questo, pare. Allora, ma per te è il guru del design. Del design. Dalle poche informazioni che abbiamo, dietro c'è scritto pu e poi vi. Poi c'è Maradona. Punitivi? Pure. Punitivi? Punirvi? Ah! No, è troppo breve. Punire. No, però vi è una parola a sé stante, quindi tipo puttana, puttane, vi... Uccido? Ah. No, perché? Vi amo, vi... Vabbè, no, vi rispetto. Vivi. È proprio un augurio di bello. Lunga vita. Poi, ma questo è putiniano. Il meno possibile. Bello. Che ne sa sotto? Che magari sotto c'è scritto prostituire, no, è pu. Vabbè. Magari si è sposta una certa, ormai siamo curiosi di vabbè, tutto. Però che era c'è scritto, il gioco era quello, Marco. Cioè, è tipo evocazione. Poi c'è pure un santino de Maradona, sì. Che non fa mai male. De Simone Santoro. Sì. Il no, contesto è quindi Rubino collegato dal Samsara. Da sì, che sì, bravo. L'hai individuato subito. Sì, da quell'impalcatura dietro, sì. E invece sto tizio, praticamente, non lo so, da... Una struttura d'Al-Qaeda, penso. Sì, in seminterrato. Vabbè. Ah, perché guarda, c'è tipo... io non ci avevo fatto caso alla carta bianca. Io sì. Ho tanto il cartellone bianco dove sta scritto Putin là. Però c'è pure esattamente la carta bianca, come non far capire bravo. In che casa è. Esatto. Però la tenda tradisce tutto, io so in che casa grazie, è. Perché la tenda è inequivocabile. Quindi non lo dico per decenza, ma ho capito che casa è. Ho capito dalla, pure io. Dalla tendina. Che certo, c'è soltanto in una casa del web sta tendina. No. E te dico, in virtù di questo, io e te, Guru, sappiamo, vergognati. Tutto qua. Che lo sa. Oddio, com'è che... No, non voglio di altro. Ok. Non ne parliamo. Vale uomo conferma, dice è vero. Vabbè. Questi sono streamer che vedete voi, secondo me, roba strana. Vabbè. Andiamo? Let's go. Rubino diffamato. Mos. Guarda che cazzo c'ha zio Billy, Fussio Pesa Rubino, sì, il magico, strong as fucking hell. No, non capito cazzo. Comunque io te devo chiedere una cosa. No? Oh, me senti o no? Te sento. Dimmi, io te devo chiedere una cosa. Stop Pussy, che c'è scritto? Stop Pussy. Servi delle tipo servi sono dei servi delle lobby stop pussy servi delle sì. Però c'era una y sulla parola finale sotto delle quindi forse dovrebbe essere lobby sì. Ma, che ne so. Comunque io te devo chiedere una cosa o schiavi delle pussy te pussy schiavi delle pussy io devo chiedere una cosa tu mi senti, certo tu sei venuto a Riccione no al Samsara quindi zona mia sei venuto a Riccione cringe Rubino che cazzo dici mamma mia è cringiata lui non abita in zona Samsara non mi risulta no non abita qua a Roma lui e Samsara non è a Roma quindi aspetta no ci siamo stati a Samsara e noi abbiamo fatto il party estivo sì. Non è a Roma no sei un po' confuso di qualche tipo centinaio di chilometri, Rubino. Posso dire che mi ha sempre fatto ridere in vita mia, pure quando ero piccolo che facevo i balletti. In zona mia. Qua come hanno io. Sempre mi ha fatto ridere questa cosa, te lo giuro. Ma quello è zona mia, zona mia. Ovviamente non detto come abito lì. È un posto che comando io. Ma capito? Ti ricordi chi ce lo disse di persona che fu allontanato da me medesimo dicendogli non ti voglio qui?
Oh, ma che mi sta mandando via questa è zona mia? Greve, è vero, il biologo. Questa è zona mia. Ma te che, oh, Trastevere, tu, amore. Non è zona di nessuno. Allevete, Aprilus. Disse questa frase come rimasta impressa. Questa è l'unica zona di Roma in cui non lo puoi dire. Non è di nessuno proprio. Sì, sottovalutata come zona, che Madonna, ci stanno due o tre matti. Che però tempi. Non comanda nessuno a Trastevere. Spawnato durante una live di RL, grazie a Warco Aprilus. Era il periodo in cui si accollava a te, mi sa. A o a noi. Gianluca forse, pure a te, sì, pure a me, però ancora non era, diciamo, mio hater. Poi dopo invece si è spostato di più. Guarda caso stava in Irles, seppe dove sì, stava, sì. Vabbè, no, quello casualmente, ovviamente. Sì, certo. Sì, vabbè, sì, come sì. Faceva pure Aladino, vi ricordate? Tipo, ah, vabbè, sì. Boom, sniperato, no? Ma c'è, ah, ma è vero. Il vero. Metodo era quello. Samsara, chiedemi una foto, mi ha offerto pure una birra, io mi rifiuto. Parla, dimmi. Però comunque, vedi, Rubino l'ha messa all'angolo, eh. Perché comunque gli è stato te sei in gimmick. Dal vivo mi viene a chiedere la foto. E lui ha soffiato. Come i gangatto. Sì. Sì, infatti non, siete che ha reagito non con mi sembra stia molto bene sto ragazzo, effettivamente. Vabbè, scusa, se c'hai i gatti in casa... Appunto. Che... non stanno bene i gatti che soffiano. Loro sì. Vabbè, è legittimo soffiare. Samsara, 1-0 Mario! Aspetta, perché qua mi perculano. A me qua non aggiorna, aggiorna. Non mario e niente. Aggiorna. È aggiornato. Ma che è aggiornato? Okay. Grazie, Ipdal. No, no, sì. E ancora Mancini. Grande. Ancora Mancini. Allora, ma ancora gioca Mancini. Quello. Ma ancora gioca quello. Io voglio. Ma ancora gioca. Ma no, è Mancini quello. Allora, io voglio denunciare pubblicamente familiari. Mancini. Perché al di là che è un giocatore della nostra squadra, una roba, io tifo Roma e tutto quanto, fatto, però si è Mancini, macchiato di una cosa grave durante il derby, praticamente Amantino. Chiamalo spionaggio industriale, non so come ha fatto a entrare in possesso, ma infatti lo dito si è molto incazzato per questo, perché a quanto pare lui è riuscito ad entrare in possesso di un prototipo del nuovo logo della Lazio che inaugureranno a breve. E che ha fatto? Ha fatto una roba ignobile che dopo la partita ha preso, è andato sotto la curva e l'ha spoilerato davanti a tutti e gli ha fottuto mesi di marketing. Mm-hmm. E questa è una roba tremenda. Poi gioca pure nella squadra mia, ma queste cose non si fanno perché questo è il lavoro delle persone che ci hanno lavorato. A squadra quindi, tua? No, vabbè, squadra che tifo, è zona mia. Sì, esatto, capito. Cioè. Quella è roba che è gente che ci ha lavorato e tu hai fottuto il lavoro di persone che hanno fatto una roba, un lavoro di grafica anche bello. Quindi queste cose non si fanno. Sono d'accordo. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Sono d'accordo. Se no, Riccione al Samsara, chiedemi una foto, mi ha offerto pure una birra e io mi rifiuto. Parla, dimmi Pussy Rubino. Ha impensato la rivoluzione. La rivoluzione è iniziata, non so se avete visto. La rivoluzione è iniziata, Pussy Servo. Siete degli schiavi, avete la visibilità di tutto il mondo e non parlate di un cazzo. Ma tu devi fare di meno. Te devi fare di meno, frate. Te pure strisce pedonali. Ma che cazzo di tua madre l'ultima volta, dai, fatti bravi. Avrei una cosa del genere, uno schiaffo per poter non dire. L'hai visto che me l'ha tirato lo Cicero Stolza e neanche a te mi tiro uno schiaffo, merda. Mi do uno schiaffo la mia squadra. Rubino scherza qua. Dai, una buona scelta. Gli ha insultato la madre, io, cioè, diciamo che... Ma quando no, ti toccano la madre, in strada sei autorizzato a fare tutto. Non riuscivo a capire le parole del tizio. Ascolta, perché quindi c'è... Ok, no, allora dopo che insulta la madre ci può sta. Dai, fate bravi, una cosa del genere, do uno schiaffo per... aspetta, una cosa, se dici una cosa del genere, chi dice, Rubino non... gli dice tu devi pippare di meno e lui si infervola e gli insulta la madre. Ok. Di un cazzo, ma tu devi pippare di meno, te devi pippare di meno, frate, te pure strisce pedonali. Ma che cazzo di tua madre l'ultima volta, dai, il culo di tua madre. L'hai visto che me l'ha tirato lo Cicero Stolza e neanche a te mi tiro uno schiaffo, merda. Ti do uno schiaffo la mia squadra. Madre. Fa poco scemo con me. Stai una pussi, pussi obesa, pussi colesterolo. C'hai più colesterolo, ma c'hai il ciccio che neanche ti tira. No, io voglio parlare. Ho mandato via Rubino. Aspetta, no. Ma sì, ma questo è proprio
stato, sì, ma dai, sì, sì. Chiaramente cioè... ah, vabbè, ma questo si pippa pure le strisce pedonali, ma no, dai, che lascio un po'. Allora, questo qua è completamente un idiota. Allora, io... Ma sì, cioè, c'è mia madre, c'è 15 anni se dici mia madre, oh. Allora, se hai intenzione di continuare a insultare, ma, cioè, se devi dire che è un coglione, vabbè, ci insultiamo, insultare, come cazzo che ti pare. Però non andare sul pesante, sennò ti butto fuori. Quindi, se utilizzo... Va bene, va bene, va bene, grande. Oh, raga, ragazzi, il personaggio non è la persona, imparate un po' di cose. Ho capito, avete però, mai detto insomma... Dai, la scusa di tutti. Allora, che imbarazzo sta frase ogni volta. Quindi non è la persona che ha insultato Amadeo Rubino, è il personaggio. No, il personaggio. Sì, Rubino, ma... chissà, pensa, personaggio... Avete visto come ha fatto la pecorella con sì, Green, no? Sì, cioè, poi dice all'altri pussi. Sì, e anche prima ha detto voi avete una visibilità infinita, quindi ovviamente sta là così, proprio con l'acquolina in bocca. Ma sì, si vede che sta scalpita. Sì. Cercando di fare qualcosa per emergere, no? Sì, per farsi notare. Il capezzolino del potere. E se per farti notare devi insultare Rubino, mamma mia, come stai messo, zio? Ma in questo modo proprio... È in un modo turpe. Mamma mia. Non va bene. Mi calmo. Avete mai letto Dostoevskij, Delitto e Castigo? Dostoevskij, mio fratello, Dostoevskij, l'avete mai letto? Delitto e Castigo, l'hai mai letto? Gli uomini eccezionali, l'uomo uno su un milione, come Napoleone, deve usare dei mezzi forti, noi non siamo degli stupidi. Abbiamo una buona notizia. Questo ha scomodato Dostoevskij e Napoleone per giustificare le stronzate che sparano, per gli insulti alla madre di Rubino. Che ha letto un libro. Dice di... averlo non letto. Il Napoleone sarebbe felicissimo di essere stato accostato, insomma. Non credo. Ah, e il magico Iverson. Sa leggere, che comunque è già un gran risultato per la persona. Figa, mi sorprende incredibilmente. Figa. Oh, io vi dico... Oh, intanto ho i capelli come i tuoi dopo un po' di olio in tasca. Comunque vi dico, l'uomo eccezionale, uno su un milione, deve cedere nei mezzi per arrivare allo scopo. Siamo tutti schiavi di un sistema finto, un pezzo di carta che non vale un cazzo. La riserva aurea dei nostri paesi non ha corrispondenza rispetto a quello che viene stampato. Si stampano una merda che non vale niente, che fa debito pubblico, inflazione continua. Gli stipendi dei poveri cristiani sono sempre gli stessi e noi continueremo a pagare... Quoto però, senza accorgercene. Dai, Paolo Barnard sotto coca. È un discorso anti-soldo convenzionale, quindi presumo che tratti di cripto, tratti di nuove... Sì, ovviamente. Si è visto Zeitgeist, questo sì, documentario complottore. Contro il signoraggio bancario. Sì, sì. Documentario. Leva complottista per poi vendere il suo personale metodo per tirarsi fuori da questa cosa, 100%. Greve, dite che fa pure i corsi, è genio. Beh, non sì, lo so, però guru, in effetti. Viene chiamato guru. Può essere pure di no, però non lo so. Anticapitalista, qua, premetto, capitalista. Io non conosco sto tizio. Diciamo, non si è presentato nel migliore dei modi. Siamo schiavi di merda. Tutti, anch'io. Allora. Siamo schiavi. Mia mamma è una schiava. Mia mamma va a lavorare, poveretta. Io la voglio bene. Tutti schiavi per mantenere le multinazionali che combattono le guerre. Dove non si combatte? Si combattono in America le guerre o in Palestina, in Ucraina. E intanto 300 miliardi di armi... 30 miliardi, diciamo le informazioni giuste, in 3 mesi si risolve. Sì, ma io vorrei sapere una cosa, no? Tutto questo, cioè la guerra in Ucraina, striscia di Gaza, esattamente che c'entra con Rubino? Il peso di Rubino? Lo sta dicendo per counterare la possibile figura di merda che ha appena fatto, mostrandosi come un barbaro, e sta a far vedere che intanto ha letto un libro, si è ricordato l'unico libro che ha letto, e l'ha messo lì davanti, e mo sta a far vedere che è buono. Perché ha appena fatto vedere che era cattivo, cioè, quell'insulto in realtà è stato fatto perché io voglio parlare di cose più alte, no? Sì, cioè, che è una paraculata incredibile. Esatto, allora, il fine giustifica i mezzi, no? Assolutamente è una paraculata, detto, ma... però è il primo momento che da Gribaud si è fatto un po' di informazione da 2 anni, se ci fate caso. Come almeno questo. Sì, è vero, è il mezzo con cui ci è arrivato, però... che non va bene. No, vabbè, ma... sto trollando. Sì, ovvio, vabbè. Che Rubino sia il tramite per poter fare finalmente informazione in questo paese? Ci sta che prima devi insultare a bestia, così almeno, capito, però, te sta a sentire. Comunque posso dire, Ivan, posso dire che, Boldrin, che Rubino però ci sta a credere un po', se sta a convincere, guarda. Cioè Rubino, quando ha iniziato, che Napoleone Dostoevskij ha cominciato ad annuire, è vero, e si è mezzo convinto, cioè gli ha fatto comunque un'operazione istantanea, bombardandolo di parole, in cui secondo me ha quasi sovrascritto gli insulti precedenti. L'ha preso, guardate Rubino, guardate Rubino. Ma insomma, sto corso quanto mi verrebbe a costa? Guarda.
Schiava, mia mamma è una schiava, mia mamma va a lavorare, poveretta, io la voglio, voglio bene, tutti schiavi. No, per fatto mantenere. Sì, su mia mamma è una schiava, perché era tipo il contrappasso per l'insulto sulla esatto. Sua. Fatto, sì, è una schiava, giù, no, al posto suo. Anche lui l'ha detto, no, per counterare l'insulto che ha fatto prima a Rubino. Non è un caso che ha citato la madre. Sì. Certo. Tutti, anch'io, allora. Siamo schiavi, mia mamma. Quindi si è sentito un po' in colpa, non è totalmente inumano. Schiava, mia mamma va a lavorare, poveretta, io la voglio, voglio bene, tutti schiavi per mantenere le multinazionali che combattono le guerre, dove non si combatte, si combattono in America le guerre o in Palestina, in Ucraina, e intanto 300 miliardi di armi, 30 milioni, 30 miliardi, pardon, pardon, 30 miliardi, diciamo l'informazione giusta, in tre mesi, esatto, voi 30, parlate, gli OnlyFans parlate, voi parlate, ma io parlo di quello che cazzo mi pare, punto uno, punto due, ma che quando arrivava, quando arrivava il Samsara, tutti zitti come... Non me ne frega un cazzo. Io parlo di quello che cazzo mi pare. Giusto, della guerra me ne frega un cazzo. Giusto. Ma poi gli fa una minaccia. Gli dice lui dopo. Ascoltiamo bene. Ma quando arrivava il Samsara, tutti zitti come. E chiedo al body del Samsara che arrivava. Ma zitti che. Mi ha chiesto una foto, mi ha fatto la birra. E va a fare il fenomeno con me. Allora aspetta. Scusa, il magico. Vai là a provarsi con lasagna. Ti facevi le cose. Ti guardavi lasagna come se fosse. Vabbè, ma su sta cosa veramente, ma cioè, oh, se a uno gli piace mangiare, ma sti cazzi, oh, ma uno. Sarà un problema suo. Uno un po' guardare una lasagna appena sfornata con l'acquolina, esatto, in bocca. Basta non c'è sbori sopra. Ecco, cioè. Stavo a dire, già la cosa, okay, dei Rob, già leggermente limite, più inusuale, ma anche, sì, quella è una scelta personale. Legit. Ma potrò guardare una lasagna come cazzo mi pare a me? Sì, indipendentemente, guarda, dal mio aspetto, io non fisico. So sto ragazzo che problemi c'ha col cibo, col peso altrui, ma che gli frega, insomma, lo sai che sono collegate magari le due cose, ce l'hai proprio coi cibi, col peso. Hai visto le file con cui stavo? Hai visto? Ma vai, sei incattivito tantissimo, Rubino, qua. Le guarda che faccio, sì, le fighe che sapevo io, tu piangi, ti fai, se vedi le fighe con che ti ho invitato, no, in suite, di la verità, ti ho invitato in una suite quella sera, che avevi visto le figlie, dai, lo sai benissimo, ti ho invitato dietro, ma, ma non me ne frega di quello, a me di quello non me ne frega, questo, ma vabbè, non hai capito, voi non capite, scusa il magico, voi non capite, potete, io tra un mese sono al potere mediatico in Italia, non potere reale, perché non posso andare al governo. Tra un mese, manca avesse detto 10 anni, che dici, bah. Potrebbe diventare la più grande potenza mediatica, del web. Stava quasi per dire quello, esatto. Istitudini legali e cose che non posso candidarmi in politica, però arriverò alla preferenza mediatica, unisco la destra e la sinistra, l'unico che mette i fighter di destra con i neri, chi cazzo lo fa? Tu l'hai mai fatto? Hai fatto qualcosa di sociale nella tua vita? Per carità, sei sveglio, intelligente, se no non ti scoprirò. Che senso quello che mette i fighter di destra vicino ai neri? Ma no, lo fa pure un noto youtuber romano sta roba? Ma stai scherzando? L'ho visto in tanti video. Ma stai scherzando? Nella tua vita, per carità, sei sveglio, intelligente, se no non ti scopriresti Robaris con quei capelli di merda che c'hai, però cioè, sei sveglio e arrivi dove arrivi, se no non ti fai, non saresti dove sei, però non hai lo scopo. Sì, bravo, io pure sono da che vuole mantenere il personaggio da edgelord, però comunque deve leccar culo a grembo, e appena l'ha richiamata all'ordine, cioè ovviamente non può passare da Rubino, tua madre una mignotta, a Grimbaud, tu sei un grande, no? Però quindi comunque deve trovare un modo, madonna, che mi fa molta tenerezza sto ragazzo, sinceramente. I soldi, la figa, no, i soldi e la figa dopo un po', anche a me mi stancano, posso avere tre culi nudi e fare mangiarmeli, cagli la patata un po', e la quarta... Sì, calma un attimo. Ha simulato tutto l'intero rapporto santa, sessuale con regà. Te, potrà anche fare soltanto il gesto. Calmate, sì. Che te devo... Prossimo presidente del consiglio, ragazzi. A mangiarmeli, cagli la patata un po', è la quarta quinta volta, mica che scopo hai quando ti svegli la mattina, qual è il tuo scopo della vita? No, vorrei dirlo, qual è il mio? Vai David, no, ma vai parla, ti ascolto, io sono allora, ascoltare il mio scopo della vita è fare più soldi possibili per fare star bene me e la mia famiglia. Bravo la famiglia, bravo, l'unico bravo. Vero scopo, bravo, questo mi piace. È qualche soddisfazione ogni tanto. Vabbè, quella ya vuoi lasciare, insomma. No, mi piace. È una bella missione, comunque. Bello obiettivo. Certo. Una casa in Kentucky. Fai schifo, sei una... No. Bene, me e la mia famiglia. Del resto non me ne frega un cazzo.
E fai comunque schifo, sei una persona, sai, è colpa dei menefreghisti, spussi sarmi come te, sei un, sì, è vero, siete dei menefreghisti, sì. Sono sempre un menefreghista, perché il mondo è menefreghista con me, non me ne fotte un cazzo. Vabbè, allora, come primo pensiero può anche essere condivisibile, perché è giusto dire, il mondo mi ha trattato di merda, io appena se la faccio... Le persone che mi stanno intorno. E su quello è anche condivisibile, il fatto della famiglia... Pensa pure a noi, Rubio, ogni tanto, cioè... Ma la famiglia noi pure abbiamo sostenuto sempre. Vabbè, quando fare i soldi ci lascerà. Ma secondo me no, non ci vuole più bene, Rubino. Ma siamo la famiglia pure noi. Porco due. Come si dice famiglia? Siamo unita. Ma quella era Avengers. Siamo sempre stati vicini a Rubino. E io confido che un bonifichino arrivi, dai. E parola sono la mia base quotidiana, come mi hanno insegnato. Per me quello vale più di tutto. Però... una volta che tu ti vendichi del sistema, ok, ce l'hai fatta. E cosa stai facendo per la comunità? Che cazzo fai per la gente? Io passo per le strade, la gente mi abbraccia, le vecchiette vanno in centro commerciale. Che fa la gente? Io dico quello che pensano tutti, che voi non avete le palle di dire, lo pensano tutti. Siamo schiavi del sistema. Ma stiga, siamo schiavi del sistema. E stiga. Porta la desiga. Bellissimo. Quasi è passata la parte dell'altro. Io non lo so. Siamo schiavi del sistema. Ma stiga, ma che fa così? Questa potrebbe essere utile per qualche montaggio. Già scazzatino. Ma stiga. No, 1-1, porca puttana. No, che cazzo. Controlla se è vero. È vero, colpa del sistema. È vero. È vero. Aggiorna pure prima, ci hai messo due aggiornare. E aggiorna su. Non dicono niente. E aggiorna. No. Non è vero. 1-1, confermano. Confermate, no? Dice, chi ha segnato? Chi ha segnato per Milan? Non scherzare su queste cose, dai. Ah sì, lo stanno a scrivere 200. No, è 1-0-1. Sicure in chat che scrivete, però ha ragione, siamo nel Matrix. Ma è facilissimo incazzarsi e dire siamo nel Matrix! Ha ragione, cioè non sta di poi niente, non sta dicendo di nulla. Ha nulla, detto qualche dato che ha letto da qualche parte, ha sparato però a raffica, esaurendo pure le cartucce molto rapidamente, ed è ritornato alla frase iniziale. Quindi boh, non mi sembra che nulla, abbia raga, cioè, sono frasi fatte buttate e poi dice lì che lui vuole fare qualcosa per gli altri, cioè... le vecchie che lo abbracciano, sta cosa perché nessuno gli ha chiesto ma perché, che hai fatto, sì, grazie 40, cosa fai? Magari attrae, cioè nel senso attrae quel tipo di fascia d'età. Vabbè, sì, so gusto. Potrebbe dire che magari di stream, non lo so, butto lì. Attraverso forme di valuta diversa, alternativa, distribuisce ricchezza, diciamo, nuova. Cioè, quindi ti fa arricchire con le cripto, banalmente. E quindi distribuisce ricchezza per gli altri. Però io oserei dire che ad oggi Rubino dà un contributo al mondo infinitamente maggiore rispetto a questo tizio. Ma sì, certo. Sì, sì. Già Rubino dispensando allegria, sorrisi, sì, e spensieratezza, amicizia. Esatto, lui invece dispensa comunque negatività. Negatività, sì. Finora sì. Perché ti fa riflettere sulle brutture del mondo, tanto le brutture del mondo rimangono. Cioè io preferisco passarmi un'ora in allegria, con la musica, con un po' de fregna, sì, e vaffanculo, perché cioè, certo, tanto nessuno di noi può fare niente per cambiare, neanche i governi, siamo fottuti, regà. E ancora gente che fa sta cazzo di raccolta differenziata, mio padre mi caga il cazzo, tu sei ricordato che hai fatto la differenziata, ma che la faccia a fa? Tanto poi sai che fanno? E buttano tutte dentro lo stesso secchio, bravo, ma io l'ho visto, bravo, con l'occhi mia. Ma poi da pensare un po' a dei cazzi mia, no? Magari c'ho da giocare, c'ho da fare videogame, capito? Sto a finire la partita, butto al volo, no? Non ci ho fatto rimanere serio perché sto a fare videogame. Sto a fare videogame. Lo direbbe... Vabbè, che ne sai se programmo o no? Oh, ma questo sì. Però non matcha con tutto il resto. Sto a lavorare. No, però in quel caso saresti giustificato. No, comunque, raga, è vero. Palesemente meglio Rubino. Di dire, lo pensano tutti, siamo schiavi del sistema.
poi l'abbracciano le vecchie, l'ho visto finalmente. Però lui preferisce i giovani. Io penso a stare bene io, a far stare bene la famiglia e le persone intorno a me, a fare dei sacrifici. Io sono sincero, ma sacrifici in generale per far stare bene. Fai un po' di palestra e basta, fai un po' di flessione nella mia palestra. Ma a parte, cioè, vedi, capito che, cioè, prima fa discorsi deliranti, no? Dobbiamo essere liberi perché siamo schiavi, e poi tu dovresti fare un po' di palestra. Ma che libertà è? Quando vede che non attecchisce quello che dice, passa. Ma non capisce che questo è un atteggiamento da una persona che non sta dispensando una voglia di libertà. Mm-hmm. Cioè, quindi non sono libero di magnà, non sono libero di averci il peso che c'ho, ma che cazzo vuoi? Sì, infatti Rubino gli risponde giustamente: fammi un bocchino. Sta dispensando frustrazione. Capito? Ciucciami il capso, ciucciami il capso un'altra volta. Ma tanto poi comunque deve fare intervento a breve, quindi cioè, quanto gli pare. Vabbè. A fare dei sacrifici. Io sono sincero, ma sacrifici in generale che fa sta bene. Un po' di palestra e basta, fai un po' di flessione nella mia palestra. Fammi un bocchino. Fammi un bocchino. No, l'ho messo il peso, lo butto fuori, basta. No, basta. Gliela fatta Grimba. Top carto. Gliela ha fatta, e c'entrava l'estero. È partito bene, e poi dici: no. È partito malissimo. Davide, è partito dicendoti le cose peggiori. No, partito male. Infatti, è partito bene. La prima cosa che ha detto, sì. Tua madre. Si è ripreso bene, male, e poi si è partito male. Sì, è vero. Ma io sono sincero con me. Io sono sincero con me stesso. A me non me ne fotte un cazzo di nessuno. Non è chiaro, mi interessa di nessuno. A meno che le persone vicino a me o le persone che mi dimostrano qualcosa. Perché io, se non mi frega un cazzo, sono sincero, io mo che ero venuto al compleanno tuo e tuttora io sto male, però sono venuto perché io non potevo mancare. Certo. Perché sei te, se era un altro, non mi fregava un cazzo, gli davo buca. Certo. Certo. Non stava al Samsara qua, mi sa che stava a casa, tipo sul balcone di casa. Dici? Perché scusa, ha detto che è andato al compleanno suo e poi stava male. Io pareva pure a me il Samsara, però. Ma è difficile, se no come che ha fatto? Ritornato al Samsara dopo il compleanno? Ma hanno mandato sta grippe ed è ancora, raga. Non so se sa, volevo rischiare. Sì. Ma sì. Hashtag bellezza. Hashtag mutandine. Ma che cazzo scrive? Seduta sexy. Dai. Rischio. Non è la prima volta. Ma D'Ancola è tremendo, raga. Su queste cose è vero. Ad Anco. Ah. Tipo sì. Oh Madonna! Oh Madonna di Dio! Di un motivo. Che si è visto? C'era una cosa davanti. Ah. L'ho messa io apposta. Tipo sì. Oh Madonna! Oh Madonna di Dio! È presente Basic Instinct. La vuoi vedere Marco? Non la fa vedere allora. Vediamola noi. Voglio capire per cioè quanto si è scandalizzato, cioè se è. Se è too much la reazione. Ah. Tipo sì. Oh Madonna! Oh Madonna di Dio! Si vede un mutandone da nonna. Sì. Una cosa triangolare, nera, non lo so, mi sa che era un mutante. Vabbè, dai. Fatta la scena. Rimetto? Sì. Cazzo, ma no adesso, si è visto. Si è visto un pisellone però, nessuno sa. Ma così. Bel cazzone. Allora ragazzi, ma questo l'avete visto già, non mi ricordo. No. Ok. Questo è appunto, parlando di quelle persone che dicono il mio unico obiettivo nella vita è fare soldi. Secondo la parola soldi. Sì, soldi. Secondo un recente studio, l'Homo economicus, l'individuo razionale che agisce soltanto per il proprio interesse, è il prototipo dello psicopatico. Ma Saparite poi mi ha messo adesso sto link. Sì. Dopo Rubino, io penso solo alla mente rap. Ma io ritengo che la forma mentis di Rubino sia dannosa. Leggiamo. Che poi è comunque pieno, la maggior parte della gente ragiona così. Oh, grazie Just, grazie mille Just. Secondo un paper, tipo Patrick Bateman, sì. Mm-hmm. Secondo un paper pubblicato recentemente dal Journal of Business Ethics, il cosiddetto Homo economicus, concetto alla base della visione capitalista dell'essere umano, sarebbe un prototipo specifico di psicopatico. Per l'economia neoclassica, gli esseri umani sono decisori in gran parte razionali ed egoisti, definiti appunto Homo economicus, che massimizzano i propri interessi anche quando va a scapito degli altri. In ambito accademico questo stereotipo è ancora utilizzato, ma è stato messo più volte in discussione, soprattutto alla luce della ricerca sociale, psicologica ed etnologica.
Non tutti i popoli, infatti, hanno un concetto di interesse personale spiccato come il nostro. Chiaro. Nell'analisi emersa dal paper in questione, che si basa su studi psicologici approfonditi, i due ricercatori dell'Università di Kaiserslautern-Landau in Germania mostrano che l'homo economicus non corrisponde semplicemente a un tipo di psicopatico qualsiasi, ma specificamente al cosiddetto psicopatico subclinico o fattore 1, detto anche psicopatico aziendale. Madonna. Strano. Si tratta di individui estremamente insensibili, egoisti e manipolatori, che a prima vista possono nascondere questi tratti, anche perché hanno un certo controllo comportamentale, gimmick, e si muovono in contesti lavorativi dove l'essere spietati non è visto come un problema, ma come una caratteristica positiva. Questo è vero, cioè non è la prima volta che lo leggo. Cioè, le gerarchie dove la corruzione ovviamente viene vista come un pro sono quelle più cioè quelle proprio più malvagie, però magari non è che sono illegali, capito? Quindi è... No, ma pure, ma manco illegale, tipo come Big Luca che ti diceva, devi essere cattivo, devi essere uno squalo, non ti devi fare problemi, licenzia tutti, aumenta il prezzo, obbedienza. Anche a discapito che non riescono a comprarlo tutti. Che non so. Guarda, cioè, spesso ci si racconta che non è essere spiati, ma è scendere a dei ragionevoli compromessi. Mm-hmm. È come si racconta a se stessi, no? È più semplice da accettare. Sì. In molti casi, infatti, le persone con questi tratti psicologici occupano posizioni apicali nelle aziende. Questo è vero, l'avevo letto pure un bel po' di anni fa, che era uscito fuori questo dato, che tra i CEO delle varie aziende più importanti americane c'era un'alta percentuale di psicopatici. Vabbè, American Psycho proprio. Sì. Fanno lì col cartellino. Sì. Infatti poi... l'hanno citato pure in chat, l'ho letto prima. Abbattiamo lo stereotipo che lo psicopatico è un omicida. Non è per forza uno che ammazza o che fa delle cose... Non so se l'avevamo detto, però mi ricordo un'intervista interessante a un criminologo che diceva proprio che spesso vengono appositamente selezionati con tratti psicopatici o comunque carenze, diciamo, di empatia evidenti, perché diventano... Esatto. Super performanti in quel lavoro là, dei quello, veri e propri squali che stanno arrivando. Tra l'altro, hai visto poi pure la cosa che si osserva proprio nei serial killer, quelli che ammazzano? Una delle prime cose che si osservano è sempre la mancanza di empatia, sì. Che per essere un individualista totale devi avere, perché sì, se sì, c'hai sì. Empatia non riesci più a essere individuale. Quindi sono caratteristiche che si sposano bene col modello, voglia. Sì. Uno potrebbe dire, magari verrebbero assunti per licenziare persone, no? Anche sì, però. Sì. Questa cosa è un controsenso, perché in realtà per licenziare una persona serve tantissima empatia e in molte aziende fanno l'esatto opposto, cioè che... Ci sono le due strade. Però aspetta, serve una perché buona... Perché sennò traumatizzi quella persona. Ma perché a loro gliene frega un cazzo, è ovvio. Perché certo. Non si ha a cuore la salute mentale del prossimo perché si è individualista. Certo. Ma anche se però ce adesso l'hai a cuore... molte aziende hanno molto a cuore, diciamo, la comunità, cioè che non sono più sulle risorse umane, certo. Sì, però anche se ce l'hai a cuore, per essere un perfetto selezionatore delle risorse umane, anche quello che licenzia la gente, non devi avere un'empatia, devi avere scarsa empatia perché devi saper prendere la decisione di decidere il ramo secco, ma devi essere bravissimo nel simulare quell'empatia per essere il più dolce possibile o quello che c'è davanti, quella è la caratteristica che ti serve. Spesso chi prende la decisione non è chi lo dice, capito? Perché chi prende la decisione magari non gliene frega un cazzo, ma assumono uno in grado di empatizzare proprio per quel ruolo lì. Ok, sì, sì. Ricordate quando avevamo letto la notizia che l'hanno citato in chat giustamente del licenziamento su WhatsApp? Madò. No. Sì. Che avevano fatto tipo un gruppo, mi pare, WhatsApp. Non mi ricordo se com'era nello specifico, però sì. Che è una cosa super impersonale. Sì, licenziamento comunque in collegamento, una roba del Zoom, genere. Ma hai fatto venire in mente quell'episodio di The Office dove Michael deve per forza licenziare qualcuno e non vuole assolutamente. Immaginate, cioè tu non hai mai visto The Office, no? Però beh, il personaggio di Steve Michael. Carell è tipo Erchitano se fosse capo di un'azienda, capito, no? E quindi gli prende a malissimo che gli dicono dall'alto che deve licenziare qualcuno. Sì, lui si sente male, tutta la puntata cerca di evitare con tutti i modi comici. E poi questo personaggio c'ha anche il tratto che lui proprio per antonomasia vuole piacere a tutti, uno che deve sempre vuole essere amico di tutti, vuole l'approvazione di tutti, vuole essere amico di tutti, piacere a tutti, quindi quello è un problema insormontabile perché c'è qualcuno ce l'avrà con me. Sì. Poi lui è cattivissimo però come personaggio, un po' gli vuoi bene, però è un personaggio cattivissimo. Perché è cattivo? Vabbè, è un personaggio maniacale, cioè, tipo, che ne so, quando cerca di incastrare i propri dipendenti, che dice, cioè, ci sono gli straordinari, poi in realtà litiga coi capi
gli straordinari non c'erano, era tutto ora siete liberi, venite tutti a cena a casa mia. Perché è sempre sta cosa. Cioè, sì, sì, però, il tema di Michael Scott è proprio questo suo più profondo Phil Dunphy, cioè, sì, tu sei più Phil Dunphy, infatti Michael Scott invece ha un profondo trauma che vuole tutti amici perché sì, si sente sì. solo, quindi non è che è cattivo, ogni cosa che fa, pure che scamma le persone, però ovviamente è sempre perché sì, è un bambino solo, si capito? Sente solo da quando è piccolo, porello, sì. Poraccio. Gli accademici a volte hanno la tendenza a difendere il modello dell'homo economicus in quanto costrutto teorico, ma il paper ne sottolinea la pericolosità, soprattutto quando questo concetto si ripercuote nei processi decisionali di imprese e istituzioni. Diversi autori hanno collegato infatti l'insegnamento dell'homo economicus agli scandali aziendali e persino alla crisi finanziaria del 2008. Beh, allora, io penso che no, una società in cui questa mentalità dell'homo economicus prende sempre più piede, è normale che si inizierà un tracollo della salute mentale. Vabbè, ed è quello che è successo negli ultimi 50 anni, penso. Assolutamente sì. E quindi mo ci stiamo rendendo conto, mo, che magari sono forme mentali scorrette, ma che sì, dovremmo adottare un altro tipo di vita, solo che non è semplice. Che abbiamo tentato, secondo me, di simulare la macchina. Sì, sì. Cioè, tentare di competere in termini di performance con delle macchine. Sì. Questo. Ma noi non siamo forti in quello, sono meglio le macchine. In teoria, e poi saremo, avanti, in teoria saremmo bravi con i sentimenti e con altre cose, ma non siamo bravi, diciamo, operatori instancabili, inscalfibili, incorruttibili. L'essere umano funzioniamo ha questo così. Grandissimo dono della creatività certo. E dell'improvvisazione, capito? Credo che alle macchine invece manca, ma hanno invece capacità computazionale infinita. Sì, ma non si stancano, no? Ma al di là delle capacità reali o meno, a me spaventa il fatto che dopo, cioè nel boom economico del dopoguerra hanno venduto questo modello di persona di successo che può accumulare soldi e successi lavorativi, l'hanno venduto come accessibile a tutti, perché ovviamente nel dopoguerra c'era tanto spazio per chi voleva mettersi in gioco e lavorare. Col tempo poi si è creata così tanta disparità sociale che ad oggi non è più, cioè questi ti dicono ma tutti possiamo fare soldi, basta uscire dal Matrix, non li possono fare tutti i soldi. È una bugia che ha retto per un tot. E adesso cominciano a reggere più e devono sempre modificarla sempre di più, però c'è questa eccezione, ti dico io, l'unica nicchia rimasta in cui ancora si possono fare soldi. E la stanno lentamente switchando e ci hanno affiancato invece il sogno che ok, i soldi magari no, però successo lo potremo fare tutti, la visibilità ce la possiamo avere tutti. Quindi cresciamo sui social, perché tanto a breve i soldi non conteranno più un cazzo, conterà il potere, lo status. Quindi... Se ci pensate, sono infatti le stesse cose modificate quando ne parliamo, no, dei guru. Quello fanno, cioè ti promettono quello che ti promettevano i venditori alla Jordan Belfort. Mm-hmm. Vieni con noi, diventerai il broker numero uno di Wall Street. È uguale. Il gatto e la volpe. È stessa roba, identica, è sempre quello. Esatto. Il gatto e la volpe. Sempre quello. Effettivamente abbiamo passato tipo 50 anni a crederci tutti ricchi, o possibilmente ricchi, ma magari passeremo 50 anni a crederci tutti famosi. Famosi, sì. Sì, sì, sì. 100%. È già scritto. Sì, sì. Infatti adesso, come avevamo analizzato pure qualche mese fa, anche la comunicazione degli pseudo guru si sta spostando un po' di più una seconda entrata passiva, cioè meno sulla produttività a tutti i costi, perché ci siamo resi conto che non è fattibile. Prima era no, fatturare, lavorate, addirittura c'era, diciamo, anche un abuso di coca in quei settori là, simile Wall Street, proprio per compensare un qualcosa che umanamente non siamo in grado di sostenere, no? O Adderall anche. Esatto, anche quindi no, cercare, no? C'è ancora un po' quella mentalità lì, però secondo me negli anni un po' è caduta, perché è insostenibile, e quindi l'hanno sostituita con, vabbè dai, senza sforzo, cioè con la promessa anche di poter ottenere qualcosa, non diventerai, come dicevi tu, un milionario, però qualcosina senza fan cazzo. Esatto. In omaggio te regalano anche il contentino della crescita personale. Magari non diventerai ricchissimo o non subito, però intanto stai a crescere come individuo. Questa cosa del ottenere senza fare niente. Tu hai fatto pure una storia oggi dove hai comunque elogiato il duro lavoro, no? Questa cosa di ottenere senza fare niente va contro le leggi dell'universo, va contro le leggi della vita. Tu ricevi quello che dai.
proprio in comparazione a quello che dai, che può essere duro lavoro, può essere appunto far stare bene gli altri. Però quando paghi affitto, eh? Però tipo quando paghi affitto al proprietario di casa, quello ha fatto un cazzo. In quel caso solo in quel sta fornendo uno spazio, nel senso mi sta dando qualcosa. Ah, okay. Poi ovvio è però quello... non ha fatto proprio nulla. No, beh, se è chiaro, è una cosa contro il mio capo, il mio proprietario di casa. Piccolo capito? Dissing. No, non è piccolo... Ma è chiaro, cioè, lui piccolo caso... dissing personale. Lui sa. No, però vabbè, è vero, però è pensare proprio di non fare niente, di cioè il datore di casa, comunque, ripeto, sta fornendo un qualcosa, sì, un servizio per cui io godo e quindi gli do una cosa. Cioè. Poi è ovvio che costa troppo. Che sta a livelli. Sì, poi magari quello l'ha ereditato come a Paris Hilton di turno. Sì, però è sì, vero. Sì. Però in generale, si lamenta, capito? In generale, pure per essere una persona formata, devi trovare quella cosa che tu puoi dare, non quello che puoi prendere dall'universo. E quello che tu dai ti viene ereditato. Fine. Vabbè. E secondo me ognuno può dare una cosa personale e non copiare quello che ha dato qualcun altro. E se trovi la cosa, la chiave di come tu puoi dare, sarai contento e non lavorerai, diciamo, che duro nell'accezione male, che ti fa stare male, mai. Lavorerai bene. Sì, sì, infatti. Veramente bene. Non avrai, diciamo, sì, la frustrazione di un lavoro che ti distrugge, che ti sì, fa sta male. Magari lavori duro, però c'hai una soddisfazione o comunque una cosa che fa parte di te. Sì, sì. Sì, anche acquisire la consapevolezza che si può contribuire al mondo del lavoro, alla società, alla collettività in misure diverse. Non è che per forza tutti dobbiamo essere forza destinati a essere i frontman, a essere certo, Michael Jackson, a essere... Ognuno può dare anche il suo piccolo contributo e vivere nella semplicità e essere realizzato di quel piccolo contributo, nel senso non è per forza devi arrivare al top, perché ci insegnano che se non arriviamo al top abbiamo fallito. E un problema della gente è che si crede cose che non è, è che si monta la testa e questo gli impedisce di accedere proprio a quella parte che sta dentro di noi che ci suggerisce quello che dovremmo fare. E magari ci porta in strade dove soffriremo per sempre. Madonna, stavamo parlando oggi pomeriggio di questa roba. Mm. Di gente che si crea sti castelli, si autoillude di essere rilevante in un mondo che evidentemente non fa parte, cioè non funziona. Però si deve autoconvincere di essere famosa, di essere, anzi non neanche di essere quasi arrivata. Sì. Manca poco. E quindi quello scherzo ce la posso fare, ce la posso fare. E poi perdi anni e anni della tua vita perché... Perché ti sei autoconvinto che se non succede quella roba lì sei infallito, capito? Sì, sì, e sì. Lì soffri pure se arrivi a qualche risultato, perché certo, quella mentalità del, è infinita, di quell'obiettivo certo, che così, così ambizioso te fa sta sempre male. Ovvio. È vero che dall'altro lato è anche sbagliato che non avere ambizioni, essere immobilisti, certo, però cioè, il modello che ci ha suggerito in questo momento è troppo ipercompetitivo, cioè nessuno può resistere a sta pressione. Sì, sì. Ma questa l'ho mandata oggi, ma è troppo strano. Allora, Mike Wallace, l'eurodeputato irlandese della GUE, sinistra irlandese che in passato era diventato noto anche in Italia per aver indossato in più occasioni i colori del Toro, club di cui è grande tifoso. Per via di una sorella che vive a San Mauro Torinese, okay, durante le sedute parlamentari nel suo paese. Ora Wallace si è reso protagonista di un'altra trovata. Un insulto durante una discussione al Parlamento europeo pochi giorni dal derby con la Juve. No, vabbè, in che senso? Grazie. Stanno parlando di tutt'altro, cioè, capito? Questa è Parlamento... è irlandese, ok. President, in bocca al lupo al Toro sabato contro la Juve. Juve, forza Toro. Ma vabbè, che cazzo, in bocca al lupo. Ma perché Juve merda, forza. Questa pronuncia va troppo ridere. Contro la Juve, Juve, forza Toro.
perché ha capito, e Mari così diventa un eroe per i torinesi, e gli fa piacere alla sorella. Secondo me era più per la sorella, sì, perché lui, sì, non mi sembra un tipo così. Ma perché alla l'hanno censurato, cazzo, sentire, ma è un grande, ragazzi, il mio nuovo idolo, cioè. Madonna. Wallace, poi che bello, cioè. Carino, Mick un pensiero Wallace per la sorella. Carino, carino. Allora, ragazzi, è da un po' che non li vediamo, ma oggi abbiamo una bella accoppiata, oh, di best off dello zio Peppe. Oh, del zio Peppe. Ho visto però qualche clippina. Scusa, possiamo vedere prima il 57 e poi il 58? Per un discorso di cronologicità. Bravissimo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. OCD, questo sì. No. Poi pare potete tornarmi indietro. No, ma è giusto. Pensavo di averli aperti in una maniera corretta. Assolutamente okay. Sì. Let's go. Vabbè. Insomma, Social Boom ci ha illuminato con una sua reaction. Partiamo benissimo. Ah, qua è quando avete spaccato tutto. Non abbiamo già qui. Ah, ok, la sigla tipo. Ma sono Lady Boy, no? Ma raga, voglio stare con loro. Non voglio stare con loro. Disagio. Che schifo, dai, no. Cos'è? Madonna mia, sì. YouTuber noto, indagato dalla Digos. Che significa indagato dalla Digos? Chiamiamo ovviamente Cigalone, massimo esperto di criminalità romana. Sembra quasi... Mo me fa da arrestare, praticamente. Certo tipo, no? Mo c'è la Digos qua fuori. Oggi siamo a Genova. Chi è? È la città, mi ricorda... No, nei vicoli. E allora ci siamo detti. Portiamo... che stai a girare. I Desaturo. Che Marco, l'ha notato. Lo giuro, io lo dico a tutti i best off. Ogni volta ci sono delle perle di Marco. Ma sì. Perché sono solo guarda per che me. Faccio. Guarda, Alan della notte da leoni. I Desaturo. I Desaturo. Mi ricorda... No. Nei vicoli. E allora ci siamo detti, portiamo un po' di persone. Guarda quanti apolitici. Dobbiamo stare calmi perché io lo scappo. Mai indietreggiare. Alle spalle arrivano degli anarchicici. Sono degli anarchici giganti. Dei ceci giganti. Oh! No. È inammissibile. Mi è piaciuto questo cambio del regista, no, perché riportavo l'attenzione. Io stavo l'attenzione è il fuoco dell'esistenza. Tu sei il Prometeo di questa attenzione. Prometeo! Buonasera ragazzi. Pile, è un saluto. Si deve sventolare, va a mossa adesso verso sinistra. No! Dai. Marcello! Marcello! Ragazzi, pure stamattina non posso aprire Instagram. Letteralmente fatto. Ho fatto pure a permanente, oltre con smart e unghie. Suor Pereira, come cazzo ti chiami te? Come ti chiami? Suor Pereira, come Suor dice? Pereira. Chi è Suor Pereira? Suona il citofono. Per l'ennesima volta una persona entra senza essere annunciata. Mi è arrivato un messaggio di Gianluca. Sto parlando con Cigalone, ci vuole querelare. Ma de che? Cigalone, querela sto cazzo. Io li faccio, loro li criticano. Ce l'hai chiesto tu, tra l'altro, Cigalò. Sveglia! Fin tanto che si rimane, diciamo... Perché devi far vedere la camera che si muove. Fin tanto che si rimane, diciamo, nei limiti, su uno studio che dovrebbe essere aperto al pubblico, perché... In realtà no! Nei suoi clip di io che sbrocco artizio che porta la carta. Esatto. Avete rotto? Deve venire fuori lo studio! Porco di... Non è un parrucchiere. Non lo vuoi colazioni per domani, quindi non ho capito. Faccio entrare persone in maniera continua. Hanno fatto una cosa gravissima. Gravissimo il fatto che non abbiano messo Eddie Gordo. Non arriverà mai un nuovo Silent Hill. E se uscirà sarà con le cose sbloccabili. Ma abbiamo anche il ritorno. Che sta live si collega a quella dell'altro giorno. Oddio, guarda che... Comunque, quante stronzate. Sembra il bicipite de pela gigantesco. È vero. Hitmon Lee. Hitmonlee. Poi devi catturare con le Pokémon. Non capisco perché continua a cambiarmi guardia e non colpisci. Vedi? Perché? Cambia personaggio, questo non fa per te. Niente. Mortacci tua.
Sei carico? Ma quali sono i tasti? I tasti sono questi! Bu, 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 bu. Ah, ammazza quanto mena sto tipo. Si è obliterato. Tacci. Claudio è fa le che questa risata. Pia testa fregna in faccia. Ma come? E vince il superiore nettamente. Mia, mia. E vince il superiore nettamente. Che fame. Fare fuori. Io però si chiama Marco. Che fastidio. Vedi. Il superiore Madonna nettamente. No, no. Serici. Top! 1-1. Caffettino. Final round. Oddio. Oddio. Oh, segnalazioni oddio. Fasulle. L'hai parata? E soprattutto no. Ma che è uno scontro tra mantoni? Sto parando. In realtà ha parato, però okay. Non hai parato. Non hai parato. Okay. Ah! Oh! Leggi, dammi la forza. Dobbiamo stare calmi, perché io lo scappo! Caputtano! Ah sì? Va bene. Oddio. No! Combattuta allo stato giusto. Ma fai parlare tu fratello, che è il canale suo. Bentornati in questo fantastico canale. Guarda in camera, non guarda tu fratello per cercare approvazione. Ragazzuoli, oggi andiamo a assaporare questi. Ce la puoi fare, vai. Croissant della proprio Nutella. Della proprio Nutella. Croissant della proprio Nutella. Croissant. Ogni volta che sente la parola burro, burroso. No, c'è una parola reiterata in tutto il video. Ogni volta. Belli burrosi. Sopra burroso, mi ricordo. Si vede che è straburroso. Ancora sono caldi, ma si vede che unti, è bello unti. Burroso questo momento. Sembra che stai al cesso con questi pantaloni. Mazza, regà. Oggi siete proprio simpatici. Palesemente verissimo. Ma poi Robertone, Gianlu? Il Robertone sostituirà Giulia. Sì, 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 Robertone okay. Subentra. Nello stesso posto? Certo. Cori! Sta incazzatissimo Marco perché fa... Ci abbiamo avuto un ottimo ritmo, mo Robertone. Robertone! Che i lupi mi guardino. Tipo poi può essere pure che è buono. E Simone Soccati, c'ho sto presentimento. Muori Mediator e vincono i villici. Come l'ho beccato subito, scusate, Simone. Mi sono scampato fortunatamente la rissa col poeta di strada. Calla. Sto bene. Te la sei vista brutta. Te la sono vista molto brutta. Grazie però. Emma. Sto bene. Madonna, vai, che stronzata fake. Cioè, le... Tu qua non ci puoi stare. Ma è una cosa più finta dei popoli, di veramente una banconota da 6 euro. Sì. Riflettere, Gianlu. È finto! È finto! Questa cosa è ridicola. Ma mo vari di le stesse cose a Story Impact, vai. Cosa? Ma io dico veramente cosa penso di Story Impact, che è un prodotto che, per... Mo pure, me vuoi dire pure Story Impact è organizzato, magari è scritto prima. Asimo, dai veramente, oh, me no, fai rosicato. Stiamo cadendo nel... Pronto se fa, se vogliamo fare lo show, il Cerbero, qual è, le marionette, Cerbero, va, penso un conto. Bella, regà, non dovrebbe postare dei video dove prende a pugni il vetro di qualcun altro per una cosa finta? Gliel'avete anche detto voi, ragazzi? Mai detto. Non penso proprio. Non gliel'avete mai detto? E allora me ne vado. Vabbè, ciao ragazzi. grazie per i 10. No. Guarda, è bellissimo. Ma lo vogliamo, va benissimo. Ma come fa a accendere la luce ogni volta? No! No! Il microfono anche! Mio mio! No, 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 no! 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 No, no, porca puttana, no! No, basta! Basta! No, stavo in ti vengo a cercare. Oggi stavo pensando ad una cosa, comunque, che i divano... I divani Lino Sonego fanno cagare, ma sono resistentissimi. Sì, quello sì. Cioè, hanno superato un crash test di 3 anni. Sono belli robusti. Oh, raga, non c'hanno un graffio, Compensano la spazzatura. Cioè, si è sfondato il pavimento, ma non la zampetta del Lino Sonego. No, qua è un po' deforme, Fa vedere. Vabbè, te credo, ci si è messo di porta Robertone. No, Cerberone vabbè. Podcast. Con due, Robertone, Malupus. Cioè, vabbè. Però pavimento l'ha sbragato il Cerberone ha sbragato dalla gambetta del divano, però vedi, cioè il divano rimane solido.
Hai capito? Sì, è perché Lino Sorego, te stiamo a leccare il culo perché ci devi fare un paio di divani nuovi. Visto che dobbiamo cambiare un po' di cose, ce ne servono due nuove. Però magari, no, capito? Sopra. Allora, posso dire una cosa a Lino Sonego? Che cazzo di senso c'ha? Fa un divano, mo magari non si riesce a vedere bene da là, però fa un divano. Fallo vedere con quell'altro. Ho già capito, no, lo penso pure io, già so che vuoi dire. Che parte qua, no? Parte da qua e tocca il muro. E poi c'è tutta sto buco qua. È tutto spazio rubato alla seduta. Spazio rubato alla seduta che ti mette così in avanti, così, cioè guarda qua quanta stanza se magna. Non hanno capito là, Marcolino. È vero, capito. È vero. Se vero, magna vero. Un sacco di stanze, non li mette, ma non lo puoi fare più dritto. Vero. Sì, è vero. Sì. Un po', fallo un po'. Urge Marra su Discord. Cazzo di divano di merda. No. Urge Marra su Discord. Guarda, però c'è quel divano lì, fai vedere quello. Costa quei boltrone. Se dovete buttare via uno di quei divani, me lo prendo io senza spese aggiunte. Allora, coglione di un mesnio, senza spese aggiunte, ce lo paghi. Cioè, se dovete buttare via senza spese aggiunte, vi faccio pure un favore. Vedete? Allora, uno paga. Due, no, non li dobbiamo buttare. Non li dobbiamo buttare. Scherzo, comunque. Ma si capisce da là? Scherzo, mesnio. Sì. Ma una superficie. Cioè, dovrebbe far così. È in obliquo. Grazie, se vai Gianna, sopra ancora di più. Saranno 10 centimetri di più. Ma di più. Guarda. Lì mortacci tua. Ma che design è? Alino. Se magna le stanze. Non va bene. Se magna le stanze. Io vabbè, a parte Lino, che è morto Lino. Si è accesa la luce lì. È morto Lino. Vabbè, gli eredi. Vabbè, capito. Lo so io perché. Ma la vera domanda è perché non avete ancora buttato? Che ha scritto il sergente? Grazie per la sub, Sbock. Perché non avete ancora buttato il tavolo rotto? Ma la vera domanda è: perché c'è ancora il divano di casa di Gianluca Miele buttato lì che doveva essere venduto 6 mesi fa? Quella è la vera domanda. Allora devo fare una confessione. No, lo lascio lì e tanto lo vendo a giorni. Mai fatto foto, mai annuncio. Palesemente buttato lì, tipo di scarica. Devo prendermi la responsabilità. L'ho chiesto io a Gianluca. Cosa hai chiesto? Che cosa hai chiesto? Di lasciare il divano là. Ma che cazzo non ve l'ho mai detto fino adesso. Perché voi non lo sapete, perché io vado via presto la mattina, cioè non mi faccio vedere. Io in realtà sto dormendo lì da un anno. Ah, scusa, sì, mi dispiace. Vabbè, io la prendo scialla. Perché no, vabbè, non volevo essere una cosa personale. Cioè, io lo dico per scherzare. Non ti preoccupa, perché a me una volta, tipo, un tizio che ho incontrato mi fa. Ma tu che fai? Dormi per strada? Io ho fatto, ma stai scherzando? Ma era Duncan quel tizio. Esatto. Perché lui dorme ogni tanto lì in ufficio. Eccolo. Zanni, Oh, oddio! Oddio! Grazie Valentina. Non l'hai mai vista. Non l'hai mai vista sta live? No. È una live clamorosa, sì. Le avventure stranissime gli ho fatto. Dai. Oddio! Oddio! Ringo people. Divato. The fucked up. Già anni. Grazie. Possiamo Marica. Partire. Beh. Sì, è stato clamoroso in questa live. Un performer assurdo. Stava carichissimo. Ha letto tutte le cose lui. Beh. Leandro, che ne pensi? Fattibile. Fattibile in che senso? Esatto. Oh, eccolo. Rega. No. Chi è? È Simone. All'interno di un cassonetto della spazzatura vengono trovati dei... Ma avete recuperato la canzone di Luna? C'è un bel aneddoto, insomma. Stiamo al Cerbero Party, l'ultimo abbiamo fatto all'Argovenio. Sì. E Luna è stata aggiunta in scaletta il giorno stesso. Sì. E noi ci siamo inventati questa canzoncina, il gingolino 3 secondi prima. Credo già scazzatine. L'abbia chiesta forse a qualcuno dei futuri. Però non sembrava live. O forse quindi a Gabriele. Sembra una versione registrata. Perché lì abbiamo registrato il pure mixer, parte, insomma, sì. La, come si dice? Saranno la... tipo contattati fra di loro. C'era il sergente. Ah, eccolo infatti. Il master, già sta tutto l'audio dell'evento, glielo ho girato io. Cioè, c'è la just, tipo, non ce l'ho io, capito? Lo vorrei avere. Top. Ho fatto tutti i video just, comunque, per quello.
all'interno di un cassonetto della spazzatura vengono trovati dei vestiti insanguinati. Raga, oggettivamente il miglior narratore di Creepy Cerbero, vero, vero. Silvio Berlusconi. Il feto è venuto sul sito e appartiene ad una delle restanti vittime. Ci siamo, Topolino. Ognuna delle vittime di notte è risulta essere scomparsa in un determinato lasso di tempo. Evidentemente marchiato. Addio, Marco! Sul terreno. Fedez. Dopodiché il luogo venne occupato per dagli imminenti sviluppi residenziali. Mi ricorda molto Black Mesa, no? Half-Life. Gli interessi comuni della polizia verso il crimine organizzato della zona convoglia sospetti sulla figura di Lorenzo Montoya, già noto all'autorità per numerosi episodi di violenza su giovani donne. Scherzo De Marco fallito miseramente. È tornato tra prima Gianluca, mi stava a nascondere. Così mi volevo nascondere, ma è tornato prima. No, in realtà no. Aspetta, spiegherà. Fallito miseramente, bro. Ah, spettacolare. C'è un brano che ti ha colpito, uno. No, in realtà no. Ci abbiamo Gali, uomo, casa tutto mia. Tutto modificato su Discord con gli altri. Gali, cioè, l'hai visto modificato su Discord? No, sono stanchissimo. Però sono felice. Cosa ne pensi di tutto il peggio del mondo, sembrano personaggi di Fortnite. Ho scoperto che appunto i miei colleghi hanno spaccato il tavolo. Ma porca troia, io ma perché? Ma anche gratis. Ho fatto una cittola. Che cazzate. Ma che frega un cazzo. Letteralmente mio padre è smart working. Impiegato postale, tipo. Ma se può lavorare così. Eccoci, let's go. Musica di Gazzelle. Mamma mia. Ascoltiamo se sto pezzo di Gazzelle. E ha detto Roma Nord. Ha detto Roma Nord. Siamo noi Roma Nord. Sì. Il maglione proprio da Roma Nord poi. Ma che sta facendo? Basta, falli sonò. Star mondiale. Questa che confezione è, da 8? Sa quello che fa, Rello, guardalo, guardalo, guardalo intensamente. Obbligato a vedere Fiorella. Grande Fiorella. Fiorella invece ti piace. Questa canzone si può dire una bestemmia. Italia, porco in Dio. No, come qua si può dire una bestemmia? Cadi dal cielo come un capolavoro. Questa da subito. Rello, Rello, vogliamo Rello. Ma ha detto Rello. Stanno dicendo a Rello di amare Fiorello, no, incredibile. No, no, no. Ecco. Ah! Il geoliere. Il gioielliere. Angelina. Cambia. Pazzesco. Troppe poche simp. Napoli. Prima fa passare i peggi idioti. Adesso uno gli scrive le cose e non fa più Dio. Bene. Esce la gente. Ah, sono più i testimoni. Che cazzo? Oddio, 100 sub, regà. Divo Francesco. No. Vabbè, questo è un sabotaggio. Volete che distruggiamo tutto? Se mi arriva a fa quel giorno, no, c'è l'una. Vabbè. Ma così, ma... La faccia niente. Troppo wrestler Gianluca, comunque. Wrestler nato. Arriva, guardate il crash test del Sonego. C'è un mitra Gianluca, ma... Guarda, ha ha ha!
proprio così, pure un accenno. Mm-hmm. Mi è venuta la voglia di ammazzare qualcuno? Sinceramente, sì. Sì, sì. Che squali! È stata oddio, la... sì, la live è finita così. Oh, e non sì. Era preparato, eh. È ride bellissimo. Che se visto un secondo, c'è ride che mi Sì, perfetto. Gianluca ha fatto taglio perfetto. Incredibile, sì. Ha fatto la domanda delle domande. Sì, e però sì, pure sì. Lui, cioè, è strano perché in questa live è stato proprio sul pezzo in una maniera assurda. Cioè ha risposto pure proprio col tempo comico giusto. Era sincero, sì. Lui non voleva fare sì, un sì, po' sì, la recitazione quella. Dai, abbiamo anche quello uscito oggi. Let's go. Comunque vabbè, non l'abbiamo detto, clamoroso, best of, bellissimo. Vabbè, bellissimo. Raramente sbaglia lui. Sì. Queste sarebbero statistiche che ogni tanto andrebbero raccontate. Anche va bene, per... però qui è una festa. Appena parte l'applauso, va bene, sì. Però qui è una festa. Dobbiamo far cantare gli altri. Comunque, regà, non è che non servo io per dire cose contro Hamas. Tutto il mondo lo dice. Ma tutti sì, li condannano. Raga, quando basta, direi qualcosa... Mister Marra zittisce Chitano come Marra Venier. Marra Venier. No, ma io poi so pro Marco. Ci vorrebbe molto più tempo per parlare di questa cosa, Marco. Grazie qua dobbiamo fare il Cerbero Podcast. Ci sono altri link da vedere, Marco. Sì. Pur di far soldi. Gli vendete l'anima al diavolo. Invoco te in questa messa nera. È la seconda volta che viene nominato il nome di Satana nel festival. Oh yes, napoletani. Se vuoi aiuto, togliete tutto sto odio perché non esiste. Parla come Gischianto. Ma non sto su televoto. Che schifo. Ma dove sta su televoto? Dove cazzo sta? Chi di voi si ricorda la questione dello youtuber Favarigna? Ho deciso di dire la vera verità. La vera verità. La vera verità. Mi hanno preso anche una fantomatica pistola finta. Valigia. Che fantomatica pistola finta? Cioè la vera. È sempre quel meme forze dell'ordine che indicano cose. È incredibile. Pazzesco. Incredibile. Com'è possibile che un ragazzo di punta in bianco va a finire in carcere? sfgo.it. Su questo sito potete trovare anche la ma guardate la mia reazione, raga. Sono proprio stunnato genuinamente. Sì, perché non avevo visto tutto, ovviamente. Madonna. Sta cosa mi ha distrutto. Comunque, raga, quanto fa morire, oh. Cioè c'è gente che ancora segue il rosso. Ma come si fa? Io so che mi stupisco da soli. No, mi stupisco perché cioè la quantità di cazzate che diciamo non è calcolabile. Uno dimentica. Però arrivi a queste cose e si ammazza. Fammo un po' ridere. Beh, possiamo dirlo noi. Perché essendo se uno è da solo non lo può dire. Però essendo una collettività noi ci stiamo rivolgendo agli altri che non siamo noi. Quindi vale come il discorso del Rubino. Sì, certo giusto. Ti avevo avvisato Davide però. Sì c'è gente, ma mi ha messo in guardia. Ma non cioè è impossibile prevedere una cosa del genere. C'è un video dove dici no sono innocente, non ho molestato un bambino, NordVPN, no, capito? È una cosa... carcere. sfgo.it. Su questo sito potete trovare anche l'assistenza WhatsApp che vi risponde in tempo record. Sono indagato per coercizione e forse molestia a un bambino, però se volete c'è il link in descrizione se volete supportare... poetico. Dai, dimmi che sei viva! E lui si spoglia. Oddio, se sto spogliando perché sente il bambino. Marco! Questa camicia giallona, questa l'ho comprata in caverna. Con le braccia tutte tese, mi fazzo male, zio! Ora sei scontornabile. Grande, hai fatto benissimo. No! È prepotenza. Che a qualcuno non l'hai ancora cavato. È proprio un pezzo di merda. Ma addirittura pareti imbrattate di escrementi. Perché avete lasciato quell'albergo? Perché Piero è allergico alla moquette. Sono allergico alla moquette. Per quello che ha cagato la spruzza. Pare ci fosse cacca sulle pareti. Sarà entrato qualche cavallo. E sapeva qual è l'entità di quanto hanno lasciato. Cioè qua si è proprio tradito. Non abbiamo assolutamente fatto niente. No. Proprio in quell'hotel? No. E allora... No, però negli altri, però ti vedevo. Noi una volta dovevamo intervistarli e uscì una live improvvisata, capite quale, che non sapevamo proprio che di, perché l'abbiamo dovuto mandare via 5 minuti prima perché Piero era ingestibile. Suona il citofono,
per l'ennesima volta una persona entra senza essere annunciata. Per spignilo via, mi ha cagato tutto addosso. Mai dato un bacio in bocca ad un uomo? Nemmeno nella guancia. Appari senza i baffi. Grazie per avermi detto che sono brutto costantemente in chat. Nuovo Marra col nuovo, con la nuova barba mi ha dato di questo. Mito assoluto. Abbiamo fatto un videoclip poi proprio. Tu hai fatto tipo la ripresa dall'alto. Sì, tipo così. Bellissimo, tutto barcollato. Sono classica... sicuro che esista almeno un video dancehall così. La marea, sì, sì, sì. Cotta! Cotta! Leggi pena! La donna viene arrestata. Godo! So, basically, if you have... Praticamente, sei... Vai, tu parla tranquillo che lui sei tu. No, lui mi parla sopra. If you have like this kind of disorder. Oh, avete... domani sera Creepy Cerbero. Ma capiva sta cosa, continuava a rosicare che lui lo doppiava. Non riuscì a capire il piccino del voice over, no? Devi parlare sopra. Si guarda male indietro come te guarda male, fa troppo ride. Mi fa morire pela, che capisce, fa ride perché capisce. If you have like this kind of disorders. Dei problemi, dei disordini. Oh, senti, Adimax, ma hai rotto i coglioni? Qua mi volete licenziare? No. La donna viene arrestata in seguito alla scoperta e condannata. Aspetta, io. Ma quale scoperta? Non ho detto di cancellare appena. Sì, ma torniamo un attimo. Ma che avete fatto? Quattro terzi? Chitano non sa che per strecciare una cosa, una schermata su OBS devi tenere premuto shift. Ora oggi, scusate. No! Strampalate avventure del gabbrone in Thailandia. Si può dire che l'inizio è già un capolavoro? Pazzesco, con una colonna sonora diegetica. Una notte da gabbroni. Una notte da gabbroni. Una vita da coglioni. Cazzo. Quante perle. No, 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 no. E come ci corrono appresso? Oh no, oh no, mi piace. Ha dato una pigna in faccia. Oh, oh, dove vedete sto content, regà? Oh no. Che aspetta, content è? Questo è proprio una schifezza. Ma che cazzo me ne frega a me del Cerbero? Dovevi mettere lacrimosa, per favore. Una cosa illogica che è molto strana. Come faccio a essere io il vampirizzato? Quindi secondo te lei è buona? Lei è buona? Io sono il vampiro vampirizzato dal cuore Gianluca. Ho buttato fuori Gianluca. Come fai a non capire? Secondo te è Gianluca? Guarda, è sincero quello sguardo, non è recitazione quella. Due volte. Come primo. Primo. Lo sai. Primo. Lo sai. Ma voi. È stupore e disgusto insieme. No. Io ero quello che mandava il segnale al Cerbero. Testa di cazzo! Hai rovinato una live! Continuavano a ridere e scherzare su questa cosa. La regia di Napoli. Eravamo fattualmente a Napoli. Avete fatto un lavoro di me. Volevo quasi scrivere a Mister Marra. Oh mio Dio! Oh! Sono venuto dalla zanzara. Bella esperienza di merda. Ho cariblasta a Cruciani. No. Ieri ho parlato con Cruciani. Mi ha chiamato pure Cruciani, me lo devo pure il culo, ma ha chiamato pure Cruciani. Marra mi sente? Ma non per il fatto di aver invitato Bavaro. Ah, perché è stato fastidio che ha invitato Bavaro? Non ha capito un cazzo. Ci ha capito un cazzo. Frenesi dice delle cose che ovviamente andranno verificate. Ma Frenesi, aspetta, chi è Frenesi? Quello che faceva le live con Blur? È stato superato in graduatoria da un altro, però. Ragazzi, mi tutti ubriachi. Viene da me e mi inizia a flexare le sub del Cerbero. Che no! Però che ricordiamo che sono in tre. Il 99% sono di Mr. Marra. Che permaloso, mamma mia. Cioè, Mr. Flame, guarda qui, ce l'ho sul tuo pozzo, cioè sul mio pozzo le tue sub. Oh. Ce l'ho pure, gli ho pure dato contratto dubbi! Che ho detto, dai, ne è un materialista, uno che flexa la roba. Ce li ho al polso i tuoi sub! Ma dai. Manux è la copia di Blur. Quando poi ci sta una su Twitch, che è proprio Blur. Ghibella deve esplodere.
Chi è? Come, chi è Billy Bella? Non è che mi hai detto chi è Orson Welles, non lo so. Chi è Billy Bella? Chi è? Non lo so. Il cervello che stava parlando di me. Andiamo a vedere! Vai. Billy Bella. Perché hai cantato la canzone del gioco? Ah! Ci penso io, non ti preoccupare. So abbassare un volume. Tu non ho pensato che non lo sapevi fare, però. Me lo dici come se non sapessi come fare, Marco. Perché? Che t'ho detto? Come testa di cazzo sei. Sei una merda. Perché sono una merda, Simo. Io mi aspetto. Perché sono una merda. Dai, dillo. Lo so. No, no. Dai, dai, vieni. Perché... Marco perverso. Marco sterzo. Un Marco diverso. È possibile adesso. Yeah. Stavo appoggiando la battuta. Ah, sei pazzo. È pazzo. Chitano, lei è il solito paranoico malfidato. Ha capito? Il mic basso? Ho il mic basso? Ho il mic basso? Non capisco. Quanto fa stranamente con lo che sto lavorando mia. Sì, ma non urla a Giallo, sennò clippa tutto. Mi attorno che fossati la sorpresa e l'ho clipposo. Ma sei tu che è accusato e è morto Davide, che era l'unico che poteva vedere se io avevo un ruolo o no. Dai, dai, Bruno. No. Cristo Dio. Non usare questa tattica, porco Dio. Non la usare perché sei scontato. Ma che hai scontato? Sei scontato. Ho detto al primo turno che lui è buono. Sei al scontato. Secondo che tu sei cattivo. No. Per la diretta stavo qua. Gianluca quando fa così è scontatissimo. Lo conosco da anni. Basta. Come va Gian? Lei è mai stato approcciato. Che da, transizione da eccezionale. Ma come cazzo ha fatto? Mi hai anche bestemmiato in growl. Ma per ricollegarsi. Come cazzo ha fatto? Madonna. Che poi c'ha le cuffie così come... È assurdo. Questo cazzo è forte. Di etnie diverse da quella italica. Ma ringraziando Dio no! Ma da quant'è che non fa sesso lei con sua moglie? Lo facciamo solo alla festa dell'unità. Alla festa dell'unità manculo, quella è l'unica cosa che lo facciamo. Poi se quello lo puoi intendere come amore. Regà, al volo, una cosetta al volo. Per poi, chi poi c'è le... tutto, King? È un capolavoro! Allora, no, sul fatto del generale Vannacci... c'è un po' de casino perché leggo al volo un paio di cosette che ha scritto nel libro. Leggile come se fosse un Vangelo, però io ti chiedo solamente questo piccolo compromesso. Io lo sapevo che succede. Normali non lo siete, fatevene una ragione. Non solo ve lo dimostra la natura, che a tutti gli esseri sani normali. L'ho detto, l'ho detto. Ma che cazzo te ne sei uscito, Dave? Lo so, me l'ho alzato storto. Che ci ho provato con un gay che mi ha rifiutato e quindi ero pieno di astio in quel giorno. Mi sa che era un trans. Dici? Sì. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali. Non te ricordi? Sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani. Proprio come noi persone sani. È vero, che cozzalone. Mostra la natura che a tutti gli esseri sani normali concede di riprodursi, ma lo dimostra la società. Non ricordo un gay pride in cui il tema dominante non sia stato sconcezze, stravaganze, blasfemie e turpitudini. Brividi. Brividi. Stravaganze, blasfemie e turpitudini. Ma perché l'ho detto così solenne pure io? Cioè stavo a credere piano piano. Brividi. È finito Muschio Selvaggio. È stata un'esperienza bellissima. Saluto tutti e me ne vado. Tipo... È assurdo che all'interno della stessa famiglia, Sal, sia poi una visione, una differenza di vedute così assurda. Perché invece Martino è stato un Torino che continua comunque a lavorare con voi come autore dietro le quinte. E fa il suo lavoro, lo fa bene, perché tante delle domande pure che avete fatto agli ultimi ospiti comunque sono farina del suo sacco. Non poteva far pure lui come Martin? Una maniera civile? Alessandra Mussolini è stata aggredita. Ma davvero Martin lavora un autore dietro le quinte? No. Ma perché dici cazzate? Perché dici cazzate? Con la musichetta Sigma poi. Dici cazzate, perché dici cazzate? Guarda quel ditino come collega, guardalo. Guardalo come collega. Mi
compiaccio delle mie cazzate. Te l'ha mandata o l'hai proprio pagata? Ma che m'ha mandata? L'ho pagata! Ah, oh. C'è Davide che si è comprato la maglietta tua. Ah, sì, quella è un best seller. Ma che a me fa troppo ridere. Ma lo sai che molti hanno detto che ma era preparata sta scena. Raga, ve giuro, no, zero. Sembrava preparata, gli hanno fatto la marchetta. Ma di che, ho pagato sul serio. Ma quella è un best seller. Quella è un best seller. Sì, sembrava tipo 0,5. Sì, tipo c'ha un punto di meno di velocità. Quella è un best seller. Maglietta tua. Ah, sì, quella è un best seller, fratello. Ma c'hai i regali? A chi? A noi. Se mi date una cosa del merch vostro, così. Bravo. Comprate le magliette del Cerbero Party. Potrete acquistarle al Cerbero Party a Trapani. Oh, 24 yes. maggio, punto esclamativo, biglietti. Perché quelle online sono andate sold out, ma ne abbiamo un po' in quei bellissimi scatoloni. Esperienza Masterchef. Mi hanno chiamato, che era giugno. Rispondo: ciao, sono X. Mi ha dato il tuo numero X. Mi hanno fatto fare un provino. Ma c'erano anche altri colleghi che hanno provinato. E quindi. Sì, ragazzi, c'ero anche io in quella chiamata Zoom. Va bene. Mi hanno scartato, va bene. Poi vediamo come finisce anche nel secondo film. Perché comunque il titolo è Il Padrino. Si riferisce tanto a. Lo ammetto. È vero. Ho perso contro Victor. Lo possiamo ammettere, dai. Ma veramente? No. Ah, ok. Madonna, vado un giro caldo. La live con Victor pure surreale. Abbiamo cominciato a parlare di insetti, di animali. Pure di insetti. Bellissimo. Da quanti? A me i ragni invece non danno fastidio alcuno. Cioè, dov'è? Lo so. Mi stanno a scrivere tutti in chat. No, la gazzetta. Ma che cazzo tua? Gianluca ti era spaventato. Cagato dentro internamente. No. C'è cagato dentro. Lui fregno. È l'unica volta che invece della tipa muore il tipo. Tu stavolta hai dovuto fare l'apprezzamento su di lui. Tu ce l'hai proprio. Cioè, ti piacciono proprio morti a te. Allora, mi è sceso più l'occhio su di lui che su di lei. Certo, perché è l'unico perché morto lei, della foto. Lei pare lui davvero pare proprio un modello. Zi. Guardalo bene. Ma posso dire una cosa? Calla. De faccia, questa a me sembra sto granché. E tu preferisci lui? Gira voce che questa qualche anno dopo sia morta, eh? Oh. Allora, diciamo che forse qualche. Lo vedi! Alexandra Macesano. Sarà rumena? Al finale mi pone di fatto de facto. Mi piace che sei bello ferrato tu nell'argomento. Chissà perché. Degli zingari. Occigino. O sono tu. O c'è una dicianino. Io i suono. Bravo, c'è un ragazzo con polizia. Da. C'è tanto bravo. Dall'accento mi sa che ci hai preso, eh. Tira un po'. No, Leandro, ma da te non me l'aspettavo. Ma è troppo giovane. Matteo Sabba lo conosci? Lo sai chi mi ha contattato? Vai. Come si chiama quello? Quello là che spesso ne parlano loro. Fate qualche nome di qualcuno. Rosario Riccardo Rosario. Bravo. Ah, bravo. Ah, nome. Sì. Un po'. Fermo. La vedo. Che squali? State arrivando! Avevate spinto tutti i tasti per sbaglio, ma stato, che volevamo chiudere, fare la finta chiusura della live sul nome Riccardo Rosario, invece che hanno spinto. Ma poi l'abbiamo chiuso davvero. Grazie, Luda. Bavaro letteralmente corteggiato dalla qualunque. È stato contattato per far collab da chiunque. Quella Riccardus. Non lo sapevo. Che forse. Ci vediamo domani a mezzogiorno di fuoco su YouTube. Ritornerà. Tornerà, no. Ciao, no. A domani! Che squali! State arrivando! Ella! Registrando, aspetta, dove cazzo sono?